Scusi. Gennaro! Gennaro La Petta! Ma come non ti ho riconosciuto? Il vecchio compagno di scuola che mi dava sempre dei cazzotti. Come facevi? Fammi vedere come facevi. Ecco, sì, sì. Quando Fra Severino insegnava alla lavagna. Tu lo ricordi? Ci ricorda tutto. Come dai da lei? Vogliamo, dai da lei. Gennarino. Ma Davide, tu come i vecchi tempi, no? Andiamoci a bere una birra. Signorina, io ritorno subito. Cos'è? Ritorno subito. Prego, signore. Grazie. Già, tu sei quello della birra? Birra e salsicce. Ti ricordi, lo dicevi sempre al nostro amico De Fonseca. Lo scimmione De Fonseca? Però quel biondino che se la faceva sotto ogni volta che veniva interrogato in matematica, eh? Sai tutto, sai. Io dovrei andare da una cosa urgente. Che... Ah, ho capito, sei preoccupato per la faccenda dell'investimento, eh? Sai pure questo? Certo, io leggo i giornali, no? Tu tornavi da Puntala con la tua Jaguar. Alle porte di Roma ti sei parato davanti un vecchietto e ciac, te l'hai spiaccicato contro un albero, eh? Boh. Io dovrei andare un momentino. Dove vai? Devo andare a cercare un amico. Ah sì, appunto, che ti ospiti per il periodo della flagranza, diciamo 48 ore, forse è meglio 72 ore, eh? Ma tu sei molto carino, ma io... No, non ti preoccupare, non ti preoccupare, ti ospito io per tutto il tempo necessario, vedrai. Sei molto carino. Però io con me non c'ho niente. Va bene, ma ci pensa mia moglie a comprarti un po' di biancheria. Molto gentile, ma sai com'è? Io in tasca non ho nemmeno una lira. Ah, sì, perché beh, hai lanciato il portafoglio nel cruscotto della Jaguar, eh? Sì. Fa niente, ma non ti preoccupare. Capoccione, pensa a tutto, alla tua salute. Alla tua. Caro Gennarino. Con 3 anni della cavie, eh? Come? Sì, dico la flagranza, naturalmente, capisci? Io veramente dovrei andare da un amico che mi farà. Adesso no, ma fa tranquillo, si verrai, gli telefonerai. Ma come ti caro della vita? La pensa, ma che piacere di averti trovato. Andiamo al solito posto, eh? Andiamo.